Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Quest'oggi primo giorno della settimana, 13 novembre 2017. Scorriamo velocemente il calendario economico perché è anche molto spoglio, vediamo che non ci sono dei dati relativamente importanti, quindi la volatilità non dovrebbe essere così alta. Spostiamoci quindi sui grafici e andiamo a vedere innanzitutto le criptovalute, partendo da Bitcoin. Andiamo sulla lista di tutte le criptovalute. Che cosa notiamo? Notiamo che il Bitcoin durante il weekend, insomma negli ultimi giorni, ha perso veramente molto. Adesso lo andiamo a vedere anche graficamente. Bitcoin Cash ha recuperato molto, pensate, è arrivato ad un massimo di $2,400. Ora ha ritracciato nuovamente a 1187, dei movimenti veramente molto molto importanti. Andiamo però a vedere la criptovaluta per eccellenza, eccola qui, Bitcoin, una discesa veramente importante dai massimi in area 7890, una flessione del 25.67%, cioè è stato fatto un minimo in area 5805 e da lì sembra che i prezzi stiano ripartendo con forza verso l'alto. Comunque massima cautela, perché come potete vedere qui la volatilità è molto molto ampia. Passiamo ora ai mercati Forex e andiamo a vedere euro-dollaro. Si attesta ora in area 1.1640, sempre qui in lateralità da 1.16 a 1.17. A mio avviso a breve esploderà da qualche parte, o al rialzo o al ribasso. Io sono più per il ribasso. Ovviamente voglio attendere una rottura importante del livello di 1.16 per posizionarmi nuovamente al ribasso, puntando a 1.1450 come primo target. Bene, passiamo ora ad AUD/USD, che si trova al di sotto del livello di 0.7650, ci troviamo proprio molto molto vicini. Dobbiamo assolutamente prendere in considerazione la chiusura odierna per capire se questo supporto dinamico, quindi questa trend line, sarà rotta definitivamente o meno. Passiamo a USD Yen, che ha raggiunto la zona di 113 il 9 novembre, un buon balzo al rialzo. Ora ci troviamo in area 113,47, anche qui siamo in congestione da 113 a 114,30, 114,50, sicuramente queste due zone sono da tenere d'occhio giorno dopo giorno. Passiamo ora agli indici. Il DAX, che abbiamo aperto insieme al Trading Live, più che aperto insieme abbiamo impostato un ordine al ribasso in area 3.410, ordine preso benissimo, e ora ci troviamo in area 13.144, una buona escursione di punti al ribasso con un guadagno per ora di 264 punti con un meno 0.197%. Andiamo a scalare di time frame per capire come sta andando la nostra operatività. Ha rotto il supporto in area 13.410, da lì abbiamo impostato l'ordine e ora sta funzionando bene da resistenza. Lasciamo correre, io direi che qui si può lasciare correre l'intera posizione. Ho una visione ancora ribassista sugli indici. Il primo target era 13.250, per chi quindi ha già un buon profitto è sicuramente intelligente portare a casa parte della posizione. Infatti vediamo che questo era un supporto interessante da rompere, eccolo qui, 13.250, 13.236. Bene, chiudiamo la rubrica con che cosa? Con l'Italy. Anche qui avevo le idee molto molto chiare. Alla chiusura del alla rottura del livello di 22.800 su time frame giornaliero mi sarei posizionato al ribasso, ma come possiamo vedere qui il livello di 22.800 sì è stato rotto in chiusura daily, ma è stato rotto con troppa forza e quindi a mio avviso qui non è più conveniente operare al ribasso. Comunque la mia visione resta ribassista almeno fino in area 22.000/22.100, da lì poi andrò a studiare nuovi posizionamenti al rialzo. Bene, io ho concluso, vi invito a venire sul sito investire.biz, ognuno di voi può scrivere i propri articoli, commentare quelli degli altri. Ringrazio come sempre i numerosi utenti che continuano a postare contenuti di qualità. Con questo io vi invito inoltre a scorrere il calendario eventi di investire.biz. Questa sera webinar del lunedì,
una piccola novità, dovrete collegarvi alla nostra pagina Facebook o al nostro canale YouTube, come sempre comunque alle ore 18 per seguire quindi il webinar in diretta. Vi ringrazio, è stato un piacere come sempre, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.